Sono Clelia, sono un medico che lavora in Inghilterra da 10 anni e per la precisione nel reparto di ostetricia e ginecologia. Mi sono sentita orgogliosa di essere italiana, orgogliosa di venire da una regione che non aveva bisogno del coronavirus per dimostrare la sua eccellenza in termini di sanitaria. E niente, vi racconto brevemente cosa è successo. Ieri che ancora potevamo operare i casi elettivi, perché da oggi non più, dopo che ieri Boris ha parlato dalla nazione, non possiamo, cioè abbiamo ridotto le attività elettive, che è esattamente quello che la Lombardia ha fatto qualche settimana fa, nel tentativo insomma di non sovraffollare le terapie intensive. Comunque ieri procedevamo alla nostra giornata tranquilla con i nostri casi elettivi, tra un caso e l'altro si chiacchiera con l'anestesista che mi ha detto, senza che dicessi niente, di quanto il vostro lavoro sia eccellente, di quanto gli anestesisti stiano facendo un ottimo lavoro, di quanto siano esemplari le terapie intensive per tutti. Loro ridono perché non sanno cosa sto dicendo, però è stato veramente un momento molto toccante ieri e loro mi hanno veramente, cioè questo anestesista mi ha fatto sentire orgogliosa. E in quel momento, quando lui elogiava la Lombardia, l'operato che gli anestesisti stanno facendo in Lombardia, in quel momento voi non eravate nelle vostre case, voi eravate con me e mi avete fatto sentire veramente orgogliosa. E niente, sono qui con loro. Well done, guys. Keep going and stay strong. And when things are back to normal, please send us some more pasta because we've run out completely. Grazie ragazzi, ciao. Eh sì, l'orgoglio di questa nostra amica, di questa giovane medico che sta operando in Inghilterra, al nord di Londra, è anche il nostro orgoglio, l'orgoglio dei Lombardi, l'orgoglio di tutti coloro che sanno di avere una sanità di eccellenza che in questo momento è in prima linea con i suoi medici e i suoi operatori. Vediamo subito al punto fondamentale di questa giornata, ovvero i lavori che stanno proseguendo a sprone battute per quanto riguarda la nuova sede, quanto riguarda il nuovo ospedale nella Fiera di Milano, un ospedale che diventerà a tutti gli effetti tale, quindi non sarà più come era stato ipotizzato all'inizio, una serie di terapie intensive, ma verrà strutturato per essere qualcosa di più di temporaneo, in quanto anche il governo ha ritenuto, proprio perché la Lombardia ha maturato un'esperienza a livello globale per quanto riguarda il contrasto al coronavirus e i suoi operatori hanno messo in campo nuove tecniche, nuove pratiche che faranno scuola in Italia e in Europa, il governo ha proprio chiesto alla Regione Lombardia di strutturarsi e di far sì che in futuro, uscendo prima, questo è l'auspicio di tutti, da questa emergenza, potrà essere anche la prima ad offrire le sue conoscenze, soprattutto la sua assistenza a tutti gli italiani. E quindi da qui il progetto da temporaneo è diventato più strutturato, quindi un vero e proprio ospedale con sala operatoria, con TAC, con laboratorio, con tutta la strumentazione necessaria ad offrire l'assistenza, un'assistenza che speriamo per breve che sarà questa emergenza, coprirà tutto il lasso di tempo necessario appunto per sconfiggere questo virus. Quindi entro domani il progetto vedrà la luce, sarà ritoccato fino nei minimi dettagli per poi dare via al giorno zero entro quale tutti noi inizieremo a conteggiare il tempo necessario affinché diventi operativo, affinché il primo paziente possa entrare in terapia intensiva. Dopodiché ci sono altre cose che è importante segnalare, ovvero la prima è che le donazioni stanno aumentando in modo commovente, non ho altri termini per definirle, sono tantissimi i lombardi, gli italiani e anche dal resto del mondo che donano, che rispondono al nostro conto corrente, al nostro IBAN, ci danno dai 100 euro ai milioni di euro. Tutti, ma proprio tutti, li ringraziamo, li abbracciamo e aspettiamo la fine di questo virus per toglierci la mascherina e stringergli anche la mano. Sono
una cifra imponente. Ad oggi, dopo pochissimi giorni, sono 14.631.000. Il dato lo vedete proprio sul monitor, è un conteggio che aumenta di minuto in minuto, ma oltre alle donazioni in denaro registriamo tantissime donazioni anche in termini di dotazioni, di strumentazioni, di aiuti concreti, perché quello che noi chiediamo a chi ne ha la possibilità non è solo quello di darci del denaro apprezzato, utilissimo, necessario, ma anche di fornirci i beni di prima necessità per proteggere i nostri medici, i nostri infermieri in corsia, ma anche tutto il personale che oggi è impegnato a fronteggiare l'emergenza. E inoltre c'è anche in questo una corsa da parte delle multinazionali a fornirci, aiutarci, a procurarci i ventilatori polmonari che sono il cuore, la parte pulsante nella costruzione di un'unità intensiva e che sono anche lo strumento più difficile oggi da reperire sul mercato, perché c'è una vera e propria corsa globale a dotarsi di unità intensive. Tutto questo per ringraziare chi ancora ci sta aiutando, chi ha intenzione di farlo e soprattutto, e qui concludo lasciando poi al collega Gallera il quadro della giornata, ringraziamo anche le case farmaceutiche perché tanti sono i medicinali utilizzati in questo periodo di emergenza, quindi dalla Roche che ci consente di fare la sperimentazione, alla Recordati e altre case farmaceutiche che hanno deciso di donare, e anche questo è un aiuto concreto e soprattutto tempestivo per quanto riguarda poi le cure ai nostri malati. Bene, buongiorno anche da parte mia. Davide Caparini ha raccontato in maniera mirabile sia la generosità dei lombardi e degli italiani e non solo, perché veramente siamo travolti, sia l'elemento critico che è quello dei presidi di sicurezza individuale. E consentitemi veramente di ringraziarlo di cuore, Davide, perché era ed è un lavoro complicatissimo riuscire a recuperare, a gestire ordini. Prima nessuno voleva, non riuscivamo a trovare alcun tipo di presidio. Oggi siamo sommersi di proposte e offerte che però stiamo valutando, perché non si capisce come mai prima non ce n'erano, adesso c'è. Davide Caparini sta facendo un lavoro straordinario e encomiabile che è vitale per la capacità di resistere, per proteggere i nostri operatori e via anche tutti gli operatori sociosanitari, sociali e poi i cittadini. Quindi veramente grazie l'innovazione anche che hai messo in campo, invitando i nostri con regionali a attivarsi per produrre le mascherine, ed è anche una cosa che stiamo facendo. I numeri sono quelli di una continua battaglia, i numeri crescono, oggi crescono quasi tutti in maniera inferiore rispetto a ieri, e questo è un dato, è un elemento che noi dobbiamo prendere di cui dobbiamo prendere atto. Oggi ne prendiamo atto tendenzialmente in maniera positiva, anche se, come continuiamo a ripetere, non è la valutazione giorno per giorno, ma è il trend, le famose ascisse che noi valuteremo alla fine della settimana per capire se in qualche modo c'è un rallentamento, una riduzione oppure no. Oggi noi abbiamo 17.713 positivi, con una crescita di 1.493, che è inferiore a ieri che era stato di 1.971, quindi questo è sicuramente un dato che ci conforta. Il dato degli ospedalizzati è di 7.285, più 332, ieri era più 782, quindi anche questo è un dato positivo. Il dato delle persone in terapia intensiva è 924, più 45, ieri era più 56, quindi anche questo è un elemento che noi raccogliamo con soddisfazione. Il numero dei decessi continua invece a crescere in maniera importante, siamo arrivati a 1959 con una crescita di più di 300
rispetto a ieri, e quindi questo è un elemento sicuramente, insomma, che ci intristisce particolarmente. Parliamo di nostri concittadini che a causa del coronavirus o con il coronavirus sono deceduti. Il dato provinciale anche qui vede nelle province più in crisi di questi mesi un dato in riduzione, quindi questo è un aspetto significativamente positivo, cioè al Bergamo è arrivato a 4.305 più 312, quindi è in riduzione rispetto al dato di ieri. Perché ieri stavo guardando che insomma era più alto, il dato di oggi, sì esattamente, allora il dato di Brescia è 3.785 che ha una differenza di 484, Como 286 con una minima incremento rispetto a ieri, Cremona 2167, Lodi 1445 con solo 27 casi in più oggi, quindi vedete che la grande azione che abbiamo compiuto su quell'area sta dando, ogni giorno c'è una conferma della bontà e della giustezza della strategia che abbiamo adottato. Milano 2644 con una crescita che è di 318, quindi è una crescita su Milano che comunque è significativa. Certo, rispetto complessivamente al dato regionale, al numero, alla popolazione di Milano e provincia, non è altissimo, però è un dato che deve portare tutti i milanesi ad una maggiore responsabilizzazione. E lo dico perché ancora oggi troppe sono le foto, i video che ci sono arrivati, a me, ai miei colleghi, di persone che sono la montagnetta di Milano, oggi conosciuta in tutta la Lombardia, era piena di cittadini che andavano in bicicletta, che correvano. Non va bene così, non va bene, piuttosto che anche in altre aree della città o della nostra regione. Noi siamo veramente, guardate, consapevoli della fatica che può essere stare a casa per un periodo così lungo e prolungato di tempo. Lo sappiamo, viviamo la fatica che vivete voi, ognuno di noi ha una famiglia, io ho un figlio di 15 anni che tenere a casa sempre è sicuramente molto difficile, però guardate che è l'unica strada che possiamo compiere, è un sacrificio necessario, perché se i dati oggi danno un'immagine sicuramente più positiva rispetto a ieri, il termometro dei nostri ospedali è ancora un termometro di grande difficoltà. C'è qualche spiraglio in qualche presidio ospedaliero, ma complessivamente è ancora un dato di grande difficoltà. Non a caso a Crema andremo a realizzare una struttura mobile che possa alleviare la fatica, il sovraffollamento di quel presidio. Non a caso a Cremona abbiamo chiamato, è arrivato, e lo ricordiamo ancora perché stanno montando in queste ore questo ospedale da campo per ben 60 persone. Quindi è veramente importante e fondamentale che ognuno continui questa sua azione di determinazione nello sconfiggere il virus. Anche sul tema delle persone assunte ci sono buone notizie, perché gli infermieri che si sono laureati nelle settimane scorse, per cui abbiamo anche fortemente ringraziato il sistema universitario che li ha laureati sollecitudine prima della tempistica prevista, che era a metà aprile, bene, abbiamo ben 180 nominativi che sono arrivati e li stiamo distribuendo alle aziende, quindi avremo una bella boccata d'ossigeno da domani in molte aziende, così come stanno arrivando anche gli specializzandi al quarto e al quinto anno. Anche qui l'università ha fatto un ottimo lavoro indirizzandoli, stimolandoli ad aderire, a scrivere la mail nostra a perlalombardia@regione.lombardia.com
www.ambulanzaonline.it e il risultato si sta vedendo. Abbiamo anche assunto oggi circa 40 medici, qualche pensionato in più si sta presentando nelle nostre aziende. E ancora una volta, come ha fatto il Presidente oggi, un invito a tutti i pensionati a darci una mano in questo momento. Continuano i trasferimenti nelle strutture, oggi ne abbiamo fatte 30. Rispetto a questo tema sono girate alcune notizie un po' allarmate da parte di alcuni gestori di RSA e da un po' di cittadini. Allora, noi tutto il percorso che abbiamo iniziato, che è un percorso fondamentale, che sta dando la capacità di sopravvivere a molti nostri presidi ospedalieri. Abbiamo tolto circa 200 pazienti da quegli ospedali che non erano più in grado di accogliere nessuno, che non avevano più nessun posto letto libero, e l'abbiamo trasferendoli, abbiamo dato ancora la possibilità a persone della zona di Brescia, della zona di Bergamo, della zona dell'Odigiano e del Cremonese di trovare, quando si sono autopresentati nei loro ospedali senza fiato, di trovare un posto letto. Quindi capite l'importanza della strategia che abbiamo messo in campo. È una strategia che sta consentendo al sistema di reggere. Ma l'abbiamo fatto trasferendoli dove? O in altre strutture ospedaliere, nella stragrande maggioranza, il 90% è andato in strutture ospedaliere, in case di cura, in molti casi private accreditate, cioè strutture ospedaliere sanitarie che non hanno il pronto soccorso ma che sono strutture sanitarie, oppure in strutture pubbliche o in alcuni casi in alcune RSA. Ma nelle RSA, l'abbiamo scritto nella delibera, scritto in maniera molto chiara, lo ribadiremo ai gestori di tutto il sistema delle RSA, che erano un po' in ansia rispetto a, così, in un momento difficile, alla paura che venissero presi pazienti positivi e collocati all'interno di un RSA e senza, così, in mezzo agli altri pazienti. Assolutamente no. Noi abbiamo scritto e previsto che soltanto le ATS individuavano strutture autonome dal punto di vista strutturale, cioè padiglioni separati dagli altri o strutture fisicamente indipendenti, e dal punto di vista organizzativo, sia di strutture non inserite nella rete dell'emergenza urgenza, cioè quelle che vi dicevo, le case di cura private, sia in strutture della rete sociosanitaria, cioè RSA. Cioè noi abbiamo chiesto al mondo dell'RSA quali avessero queste condizioni, cioè o piani separati dagli altri, o padiglioni separati dagli altri, o strutture totalmente indipendenti e personale dedicato solo a queste aree che potevano essere dedicate all'accoglimento di pazienti stabilizzati, cioè di pazienti che erano in di guarigione o pazienti che non avevano particolari problemi e quindi avevano bisogno di un supporto pneumologico, diciamo, basso. Questo è quello che abbiamo fatto. Sappiamo che nell'RSA le situazioni sono critiche, è chiaro che nell'RSA ci sono pazienti molto fragili che d'inverno, quando c'è l'influenza, quando ci sono polmoniti normali e banali, quelle sono realtà che in qualche modo entrano un pochino in fibrillazione. Normalmente ci sono pazienti così fragili che subiscono questo tipo di attività. Ma per tutelare coloro che erano dentro, sin da qualche settimana fa abbiamo adottato misure precise, cioè abbiamo ridotto fortemente la possibilità per i parenti di andare a visitarli, proprio per evitare che dall'esterno qualcuno potesse portare il virus e quindi creare qualche problematica. Questo ci ha creato anche delle difficoltà, delle proteste di parenti che in qualche modo chiedevano perché non posso andare quando voglio, invece mi è stato contingentato il tempo, l'orario, mi è stato chiesto di venire con le mascherine per imboccare mia mamma, per dargli una carezza. Ma questo l'abbiamo fatto apposta e oggi di certo non andiamo a creare un problema in un ecosistema già molto fragile e che sta subendo qualche problema, perché è chiaro che anche lì dentro ci sono persone che in qualche modo sono fragili e si ammalano, ma stiamo andando a recuperare spazi solo lì dove vi è la possibilità di farlo nella totale sicurezza. Chiudo parlando solo di una cosa, del tema dei tamponi ai medici di medicina generale, agli operatori sanitari, anche perché questo tema è stato anche ripreso oggi dal sindaco di Milano. Allora, io voglio chiarire a tutti che Regione Lombardia si è sempre mossa secondo le linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità.
Noi siamo una regione che rispetta le indicazioni della scienza, l'abbiamo sempre fatto. Inizialmente abbiamo fatto i tamponi a tutti i contatti diretti, perché lo scopo era quello di cercare di capire il virus come si stava muovendo. Abbiamo fatto a oggi 49.000 tamponi, pensate, nella regione Lombardia. A un certo punto l'Istituto Superiore della Sanità ha detto i tamponi si fanno soltanto a coloro che sono sintomatici, cioè che evidenziano un problema polmonare, e a tutti coloro che arrivano in pronto soccorso e hanno questi sintomi. Quindi solo a queste persone si fa il tampone, e noi abbiamo seguito questa strada. Gli operatori dei nostri ospedali non fanno tutti il tampone, lo fanno solo se i contatti diretti di un paziente positivo, perché è previsto che per gli operatori sanitari e per tutti gli operatori di pubblica utilità, che devono continuare a lavorare, mentre tutti i contatti diretti di un paziente positivo noi li mettiamo a casa in quarantena, quindi non gli facciamo il tampone perché diciamo tu stai a casa, devi stare isolato, se ti viene la febbre lo segnali e quindi evidenzi che potresti avere il coronavirus e vai in ospedale a farti curare, se no fai la tua quarantena a casa. Siccome gli operatori sanitari di pubblica utilità non possiamo permetterci il lusso di dire stai a casa, perché devono lavorare per curare le persone o per fare altri servizi di pubblica utilità, li tamponiamo, se sono positivi chiaramente stanno a casa, se sono negativi continuano a lavorare. Ricordiamoci anche che il tampone negativo oggi non vuol dire che è negativo anche domani, no? Quindi è più una valutazione in quel momento come sta viaggiando il virus, più che sulla effettiva, vuol dire, stato di salute di una persona. Quindi queste sono le linee guida a cui noi ci siamo sempre attenuti. L'abbiamo fatto sul nostro personale ed evidentemente lo facciamo e deve essere fatto anche sui medici e medici in generale, sugli operatori dell'RSA, esattamente in questo modo. Ora le mascherine stanno arrivando, grazie all'estro e al genio di Davide Capparini le stiamo facendo anche produrre, perché si è messo in campo, ha deciso di far questo, una volta si dava loro la patria, noi cerchiamo di dare le mascherine alla patria, quindi stiamo, e qui vorremmo distribuirle a tutti gli operatori dell'RSA, a tutti i farmacisti, a tutti i cittadini, avendole in grande quantità. E se oggi abbiamo dovuto dare un canale di priorità era solo perché gli operatori che lavoravano tutti i giorni negli ospedali dovevano per forza essere protetti più di altri che in qualche modo potevano avere anche modalità di rapporto con le persone un pochino diverso, ma cerchiamo di fare il meglio nelle condizioni difficili che stiamo vivendo. Chiudo con ancora un richiamo a stare a casa. È dura, è una prova, ciò che è facile non è qualcosa che ci sfida, noi dobbiamo resistere, perché dobbiamo dimostrare di essere più forti della diffusione del virus e perché lo dobbiamo ai tanti medici e infermieri che veramente stanno facendo un lavoro pazzesco negli ospedali. Loro si stanno sfibrando, ma continuano a reggere, continuano a stringere le mani ai nostri cari in quei reparti di terapia intensiva. Facciamolo anche per loro. Resistiamo, stiamo in casa, non usciamo, vinciamo noi. Eh sì, sicuramente vinceremo anche se riusciremo, saremo in grado di proteggerci. Non c'è giorno, non c'è minuto in cui il collega Giulio mi chiede quante sono le mascherine, a che punto è la distribuzione negli ospedali, quante siamo in grado di produrne, quante ne stanno reperendo e quante ne stiamo distribuendo. Insomma, è ovvio che la difesa dei nostri personale medico, dei nostri infermieri in corsia dal virus è fondamentale proprio per la tenuta di tutto il sistema sanitario, e in questo siamo impegnatissimi. Sono tanti i dispositivi che servono, si parla spesso delle mascherine perché poi sono di uso comune, ma ci sono poi le tute, ci sono i copri calzari, ci sono le cuffie, le visiere, gli occhiali, sono tantissimi dispositivi medici, migliaia ogni giorno, anzi centinaia di migliaia in alcuni casi ogni giorno, che devono essere utilizzati, che poi vengono consumati. È importante, come ha detto Giulio, ma come poi ci ha spronato a fare, dotarci di una produzione lombarda, nazionale, in modo tale da supplire alle carenze, perché una volta a regime dovremmo essere in grado di produrre milioni di pezzi ogni giorno,
perché questa è la cifra che servirà per proteggere quindi non solo gli operatori ma tutti noi dal virus. Dopodiché potremmo anche rispondere a qualche domanda, visto che sono molte quelle che arrivano in queste dirette. Molte hanno notato che dietro di noi c'era qualcuno che stava facendo jogging o che comunque stava passeggiando. È vero, purtroppo è ancora così, è ancora tante persone non si rendono conto di quanto sia importante comportarsi rispettando le regole, ma rispettando le regole si è anche da esempio, da insegnamento a tutti gli altri. E quindi bisogna restare a casa, bisogna uscire solo lo stretto necessario. Io non credo che fare jogging sia strettamente necessario, anche io lo vorrei fare, non ho tempo di farlo ovviamente, ma anche se avessi il tempo non lo farei, perché è giusto restare a casa, ci viene detto di stare a casa, restiamo a casa. C'è poi chi invece, oltre ad aver notato che le persone non stanno a casa, chiedono di obbligarle, e questo sarà il passo successivo. Nel momento in cui noi dovremo contenere la pandemia, ci sarà un momento in cui purtroppo da chiedere pretenderemo. Io spero, perché confido nella maturità dei Lombardi e di tutti i cittadini, e quindi spero che non arrivi mai quel momento. Però purtroppo i dati ancora oggi dicono che bisogna essere molto 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 rigidi e soprattutto molto più attenti nei comportamenti di quanto alcuni, non dico tutti, ma alcuni stanno facendo. Dopodiché mi dicono anche che ho in una mascherina, questa è Laura, decente, sì, è una di quelle che ci hanno donato, un'altra, chi è? Un'altra Laura mi dice che la sto indossando male. Allora, visto che ci sono anche delle foto del vice premier che invece la indossa non tanto bene, allora faccio vedere che la mascherina comunque va indossata così. E io poi ho laccio così perché la metto in questo modo. Così qua sotto è ben sigillata e non passa nulla, come vedete. È antiestetico, sicuramente mi prendono sempre in giro, però questo però è il modo corretto di indossare la mascherina. Esatto, esatto. I medici fanno così e quindi lui ha deciso che... Io ho deciso che darsi un tono come gli anestesisti. Mi adego. Ecco, al di là di questa nota di colore, le domande quindi vertono tutte sui comportamenti. Ma i comportamenti dipendono da noi, come ben faceva notare Gallera, se non siamo noi i primi ostacolo alla diffusione del virus. Questo lo dobbiamo capire, dobbiamo farlo nostro e soprattutto anche adottare quei comportamenti e farlo notare a chi invece così virtuoso non è. Giulio? Perfetto, niente, io concludiamo qua per me. Allora ci lasciamo con l'orgoglio lombardo, visto che c'è esatto. il nostro medico che è nella nuova frontiera, al nord di Londra, è orgogliosa come noi del grandissimo lavoro che tutti voi state facendo, anche voi che rimanete a casa, anche voi che rispettate le regole. Sono Clelia, sono un medico che lavora in Inghilterra da 10 anni e per la precisione nel reparto di ostetricia e ginecologia. Mi sono sentita orgogliosa di essere italiana, orgogliosa di venire da una regione che non aveva bisogno del coronavirus per dimostrare la sua eccellenza in termini di sanitaria. E niente, vi racconto brevemente cosa è successo. Ieri che ancora potevamo operare i casi elettivi, perché da oggi non più, dopo che ieri Boris ha parlato dalla nazione, non possiamo, cioè abbiamo ridotto le attività elettive, che è esattamente quello che la Lombardia ha fatto qualche settimana fa, nel tentativo insomma di non sovraffollare le terapie intensive. Comunque ieri procedevamo la nostra giornata tranquilla con i nostri casi elettivi, tra un caso e l'altro si chiacchiera con l'anestesista che mi ha detto, senza che dicessi niente, di quanto il vostro lavoro sia eccellente, di quanto gli anestesisti stiano facendo un ottimo lavoro, di quanto siano esemplari le terapie intensive per tutti. Loro ridono perché non sanno cosa sto dicendo, però è stato veramente un momento molto toccante ieri. E loro mi hanno veramente, cioè questo anestesista mi ha fatto sentire orgogliosa. E in quel momento, quando lui elogiava la Lombardia, l'operato che gli anestesisti stanno facendo in Lombardia,
E in quel momento voi non eravate nelle vostre case, voi eravate con me e mi avete fatto sentire veramente orgogliosa. E niente, sono qui con loro. Well done guys, keep going and stay strong. And when things are back to normal, please send us some more pasta. We run out completely. Grazie ragazzi, ciao!